È dedicato a Giovanna Cattaneo Incisa, sindaco di Torino, per un breve ma intenso periodo all'inizio degli anni 90, il volume che apre la collana Donna e Donne, ideata dalla Consulta Femminile con l'Istituto di Studi Storici Salvemini, presentato a Palazzo Lascaris. La collana si completa con i libri dedicati al ricordo di Maria Magnani Noia, Angiola Massucco Costa e Nicoletta Casiraghi. Giovanna Cattaneo Incisa è la prima di queste donne da cui possiamo prendere esempio, su cui possiamo riflettere per tutte le cose che anche se brevemente ha fatto nella sua carriera, si è apprestata a fare il sindaco di una città importante in un momento molto importante nel 1992 e ha unito l'essere donna, mamma, casalinga, se vogliamo, veniva detta la casalinga di ferro, a un compito importantissimo. È responsabile come primo cittadino di una grande città. La ricerca che ho svolto e che ho dedicato a Giovanna Cattaneo Incisa si è realizzata soprattutto attraverso la lettura dei quotidiani, dei verbali del Consiglio Comunale, dove lei fu consigliera a partire dagli anni 90, divenne sindaco nel 92 e rimase all'incirca 9 mesi sindaco della nostra città. Di Giovanna Cattaneo gli elementi che mi hanno colpito maggiormente sono stati il suo rigore, il suo amore per la città. Lei si è occupata di viabilità, delle piazze cittadine, dei musei della città e ha cercato nel suo lavoro di avvicinare il più possibile i cittadini alle bellezze di Torino.